Wella wella, ciao amici! Ciao! E di nuovo venerdì! Che culo! Ma come che culo? Ah no, bello, vero, bello. È lunedì che bisogna disprezzare, venerdì invece giusto. TGIF, tutte quelle cazzate là. Inizia il weekend! Inizia il weekend! Scatta il devasto! Esatto, quindi si inizia subito con un po' di cretinate, partendo con i consigli con la Z. Bene, allora la prima cosa che vi dico è che siamo Marianna e Marco, cioè di Zandezi, siamo le due menti malate dietro a Zandegu. Zandegu è una realtà di Torino che si occupa di formazione, facciamo corsi in aula per chi ha un romanzo nel cassetto e per chi vuole aggiornarsi, ma pubblichiamo anche ebook, manuali per freelance e organizziamo eventi. Che bello, un sacco di cose. Che bello, bene. Tra gli eventi che organizziamo non possiamo non citarvi il book club che facciamo una volta al mese, restano soltanto due appuntamenti per la prima della fine di questa stagione e il prossimo è giovedì prossimo appunto, quanti prossimo? È prossimo. Si approssima il prossimo appuntamento del prossimo book club che è il 12 di aprile, parliamo del... Oddio, c'è un blackout, parliamo del buio oltre la siepe di Harper Lee e insieme a Beatrice Dorigo, detta anche Beatrina Incorporella. Ciao Bea! Ciao Bea, che ci accompagnerà in una disamina molto divertente di questo libro. Divertente perché lei è super allegra e ha un bellissimo modo e quindi non si parla di libri in modo noioso. L'ingresso è libero, potete portare chi volete, potete anche non aver letto il libro, insomma è proprio la casa delle libertà praticamente. Potete portare anche degli animali se vi va. Sì, vabbè, non esageriamo. Che tipo di animali? Dei furetti, fantastico, viva i furetti. Bella storia. Allora, che cos'è questa diretta del venerdì? Sono i consigli con la Z e sono una serie di fantastiche cose che secondo noi dovete vedere, leggere, ascoltare, visitare eccetera eccetera e che ogni venerdì con dovizia di particolari noi ci pregiamo di così elargirvi. Sappiamo che non potete farne a meno, giusto? Bene, allora siccome è praticamente diventato un talk show questa diretta, come ogni talk show che si rispetti c'è il quiz. Cosa si vince con questo fantastico quiz? Si vince il quaderno di Zandegu che vi verrà recapitato a casa, esattamente a casa. Cosa dovete fare per vincerlo? Dovete commentare qua sotto la risposta corretta a una domanda che presto vi farò. A fine puntata, tra tutti i commenti corretti, estraiamo il commento vincitore del pregiato quaderno. Giustissimo. Bene, quindi la domanda di quest'oggi è: con chi era sposata Monica Bellucci? Non lo sapeva, una bella domanda, scriveteci nei commenti. Accettiamo anche uno spelling non... proprio corretto, comunque non è tanto difficile, quindi potete farcela. Direi di sì. Potete anche usare Google se volete. Non potremo impedirvelo, purtroppo è così. Bene, tu vuoi dire qualcosa? Io sembro distratto, in effetti lo sono, ma sto facendo delle robe utili alla diretta. Sì. Tipo invitando gente per creare ancora più fastidio. Pensavo engagement. Comunque dobbiamo un po' lavorare su questa inquadratura, quindi credo che ci prenderemo del tempo nelle prossime settimane per lavorare e avere qualcosa di un po' più professionale. Marco, perché sei sparito? Ah, scusa. Smettila, puoi anche venire un po' più indietro. Basta, bando alle ciance, ciancio alle bande e quindi bene, partiamo col primo consiglio di oggi. Io proprio non mi faccio una ragione che in tanti mesi in cui condivido il mio sapere sulle serie TV, in tanti mesi che la gente mi consiglia serie che ho già visto tutte tra l'altro e che insomma si parla di serie, è possibile che non sia mai saltato fuori il nome di Mozart in the Jungle? È una vergogna. Mozart in the Jungle è una serie bellissima che Marco non ha visto. È una serie. No, ho visto un paio di puntate, ma non mi ha fatto impazzire. Ma vabbè, ci sta. Ma che palle che sei! Allora, invece, Mozart in the Jungle è una serie bellissima. È prodotta da Amazon ed è stata creata da Roman Coppola e da Jason Schwartzman. Quindi due fighi. Pensavo Jason Derulo. O Jason Orange dei Take That. Chissà che fine avrà fatto il povero Jason Orange.
Che comunque era il più cesso all'epoca e poi è diventato il più buono, ci tengo a dirlo. Pensa a te, sono soddisfazioni. Comunque, questi due hanno creato questa fantastica serie che parla di cosa? Dunque, leggo perché non voglio dire delle scemenze. La serie è del 2014 ed è ispirata a un libro che si chiama Mozart in the Jungle, appunto, Sex, Drugs and Classical Music. Perché voleva essere, secondo me, un po' una specie di Sex and the City della musica classica. Parla della filarmonica di New York e la protagonista è il secondo oboe, come dicono lì, e tutte le sue vicissitudini per cercare di fare carriera all'interno della filarmonica. Ma non è l'unica protagonista, l'altro protagonista è quel gran bonazzo di Gabriel Garco? Come cazzo si chiama questo? Gaia Bernagno. Gael Garcia Bernal, porca miseria, ogni volta Gael o Gael? Secondo me Gael Garcia Bernal, che è un gran figo, che fa questo protagonista che è il direttore d'orchestra un po' matto, che si chiama Rodrigo. E sì, fa ridere, ma è incredibile. E ci sono un sacco di personaggi completamente assurdi, macchiettistici, come l'ex direttore d'orchestra anziano, che è interpretato da Malcolm McDowell, che era quello di Arancia Meccanica, giusto per capirci, che viene sostituito da questo Rodrigo De Souza, che invece è questo messicano... De Souza, delle valli di Souza, è anche un po' notab. De Bussoleno, De Salverton. Esatto, De Bussoleno. Comunque, ma che delirio! È una serie bellissima, non si capisce più un cazzo della trama, Marco. No. Comunque, è molto semplice. Questo qua arriva dal Messico con tutte le sue idee un po' nuove, un po' così giovani, e decide di dare una rinfrescata alla filarmonica. Ne succedono di tutti i colori. Nella terza stagione, che è ambientata a Venezia, c'è anche Monica Bellucci, lei e la sua splendida pronuncia, ma soprattutto Christian De Sica, esatto. che fa il suo assistente, incredibile. Parlano in inglese, però ci tengo a dirlo, e quindi per questo ricordiamo la domanda: chi è il marito di Monica Bellucci? Scrivete chi era, tra l'altro, perché divorziarono. Non è De Sica, possiamo dirlo, per avere il quaderno. Non è De Sica, no, infatti gli è andata male. Comunque la serie è molto divertente, le puntate sono brevi, da 20 minuti, e è anche molto romantica, c'è un sacco di musica classica, si imparano un sacco di cose. Tra l'altro io ho fatto un po' di riscoperte di musica classica, che secondo me non mi hanno fatto male. È molto carina, è scritta bene, è ben girata, è ben interpretata, e non capisco perché non se ne parli di più, perché è veramente un gioiellino che secondo me nessuno si è cagato, grazie, volevo dire una roba peggiore, ma grazie a Dio non l'ho detta. E comunque arriverà addirittura la quarta stagione tra poco, quindi vuol dire che comunque tiene botta, perché merita. Molto bella bene. Storia. A questo punto lascerei la palla a Marco, che ci parla di... Ma io parlo brevemente di una docu-serie di cui stanno parlando tutti nel web, quindi non mi dilungo. Tutti quelli intellettuali. Tutti quelli intellettuali, si chiama Wild Wild Country ed è... Wild Wild West, no, era un'altra cosa, Wild Country. Ed è una, appunto, una docu-serie, quindi una metà tra il documentario e la serie, poi ho fatto un documentario, che parla... Quindi docu-serie e documentario e serie? Sì, perché seriali sono 6 puntate, però... Strano, la parola non lasciava intendere. Comunque, che narra la storia del mitico e leggendario santone indiano Osho, che in realtà si chiama Bhagwan, bisogna pronunciarlo Bhagwan. No, sì, si pronuncia Bhagwan. È di questa sua comune che ha... Perché poi Osho, scusa? Perché Osho è in realtà un nome che gli danno nell'ultimo periodo ed è una parola giapponese, perché lui poi alla fine vuole uscire, cioè quando torna poi in India dopo tutta la storia vuole cambiare, dice non sono più Bhagwan, quindi trova un altro nome che è Osho, che è tipo maestro. Ma che qualcosa. Comunque racconta un po' di cosa parla questa docu-serie. Parla di questo santone indiano che si costruisce una fantastica comune, un gruppone di seguaci all'inizio in India e poi decide di spostarsi in Oregon. E quindi fa ridere perché cerca di costruire una comune con migliaia di persone in Oregon e ce la fa per un breve periodo, costruisce una città di fatto autonoma, con una diga, un aeroporto, cioè delle robe pazzesche. E mi piace molto che lui si basa su questa, la sua, diciamo, la base della sua filosofia è unire spiritualità a materialità. Quindi
sì, siamo tutti spirituali, però sesso libero e alè e droga, ovviamente, e, insomma, godersi la vita, Rolex d'oro, lui c'aveva 200, no, una ventina di Rolls Royce. Una ventina? Una ventina. Ah, ammazza. E per cui, insomma, l'ascesa e poi la caduta di questo santone, quindi personaggio clamoroso, lui e Sheila, che era il suo braccio destro. Sheila, quella di He-Man. Mila e Sheila. Ah, ok. Pensavo Sheila, quella di He-Man. No, no, è un'altra Sheila. E poi Sheila, sì, mi pare sì, vero? Sì, ma sì, sì. Anand Sheila. Ma Anand Sheila. E quindi c'è questa alternanza di immagini dell'epoca, di questi tizi tutti vestiti di boh, tipo arancione, poi rosa, insomma comunque questo colore rosso, che era la loro divisa ufficiale, e, con interviste invece ai giorni nostri di chi ha vissuto quel periodo pazzesco. Io non l'ho vissuto, ma sicuramente sarei andato nella comune. Davvero? Ad ammazzarmi di... Ah no, scusa. No. Però no, no, bello, molto bello, molto simile anche come struttura, diciamo, a quella tipo Made in America di O.J. Simpson di cui parlammo l'altra volta. È sempre quel meccanismo lì. Sono sei puntate, durano più o meno un'ora l'una, cioè su Netflix. Ma ti bella, cioè davvero? Saresti partito? Avresti venduto? Beh, diciamo che se devi scegliere tra i bigotti dell'Oregon che sta lì coi forconi a rompere le palle perché questi stanno un po' ignudi in giro e loro, preferisco quelli che si divertivano, ecco, quei tristoni. No, ma io voglio sapere se tu ci saresti andato sotto e ti saresti convertito allo scionesimo e gli avresti dato tutti i tuoi soldi per andare a vestirti di rosso e no, a fare credo. La meditazione. Non credo, non credo. Non credi? Non credo. Soldi non ne ho mai posseduti, quindi è difficile che potessero. Non so, non vorrei che fuggissi con tutto il patrimonio di Zandegu per figurati. Preziosi ananassi di argento con diamanti. Questi sono tra i pezzi più belli, peraltro regalati, quindi. Va bene, comunque guardatevi Wild Wild Country e anche Wild Wild West. Anche Wild Wild West. Ma sì, ricordiamo un po' di Will Smith. Insomma, ma volete vincerlo questo quaderno? Ma basta rispondere alla domanda: chi era il marito di Monica Bellucci? Ma se avete dei commenti invece da dirci su Mozart in the Jungle, l'avete mai visto? E Gael García Bernal o Gaia Bermani Amaral o come cacchio si chiamava, vi piace? L'ho trovato un sex symbol, vi piace questo nostro amico messicano? Chissà. Bene, la cosa che vorrei consigliarvi è invece una mostra che abbiamo recentemente visto alla Venaria Reale vicino a Torino, che si chiama Genesi di si chiama Sebastião, secondo te la pronuncia così? Salgado, grazie a Dio il cognome è più pronunciabile, e sono oltre 200 fotografie dagli angoli più remoti della Terra, quindi tipo dal circolo polare artico alla Patagonia, alla giungla del Borneo, all'Amazzonia, foto naturalistiche di animali di foresta, ma anche di tribù che vivono ancora in uno stato abbastanza primitivo e fanno cose incredibili, tipo arrampicarsi su alberi altissimi per uccidere le scimmie. È molto interessante, visto che noi viviamo in una civiltà invece iperindustrializzata, iperinquinata, eccetera, scoprire che ci sono ancora degli angoli di mondo dove, sono ancora con le foglie di banano attaccate alle chiappe, in pratica, proprio per dirla... Per dirla molto brutalmente. Le foto sono bellissime, ovviamente le mie preferite sono quelle di pinguini, perché sono... E ce ne sono un bel po'. E ce ne sono un bel po' di pinguini, tra l'altro vivono in delle comunità tipo quella di Osho. Come quella di Osho, esatto. Cioè sono proprio in milioni, guardi queste lande desolate tappezzate di pinguini. E a me è piaciuta molto. Anche a me. Tra l'altro, finalmente delle didascalie fatte in modo decente. Che si riusciva a comprendere, invece c'è anche l'audioguida che l'audioguida una noia era mortale, una roba terrificante, però è gratuita. Tra l'altro erano quelle audioguide tipo telefono, che quindi devi stare tutto il tempo così e dopo un po' così, cioè è una rottura di marroni. Fate delle robe che posso mettermi le cuffie, no? No, infatti l'audioguida è un no, anche perché 200 foto non è che le vedi proprio in 5 secondi, e stare tutto il tempo con questa roba è un po' una rottura di miglia. Posso fare polemica su questo? Fai polemica. Siamo andati a Pasquetta a vedere questa mostra. Ah, bello, dai. E c'era tipo un'ora e mezza di coda. Sì. Perché la biglietteria è unica sia per la Venaria Reale che per le mostre, e quindi tutta la gente era incolonnata lì. Ma che cos'è la Venaria Reale, per chi non lo sapesse? È una reggia. La reggia. Vabbè, ma metti che i nostri amici, non so, da... Però il succo è, c'era un'ora e mezza di coda e la biglietteria era unica e quindi noi stavamo per andarcene, in sostanza. Poi però mi è venuto il dubbio, perché c'era una cassa che si chiama tipo accrediti, che era vuota,
E ho chiesto scaltro come una faina. Scaltro come una faina, mi hanno detto vabbè, ma è per chi compra i biglietti online. Allora ho guardato col telefono e c'era scritto tipo acquista online, e gli ho detto al tipo, ma se io adesso lo acquisto qua online davanti a te, poi devo fare la coda? No, entri subito. Quindi abbiamo acquistato il biglietto in un minuto e siamo entrati, e c'erano mille persone che facevano una coda insensata. Tra l'altro mille persone al telefono. Col telefono in mano, dico, serviva un telefono e una carta di credito, ma in realtà penso anche Bob, Postpay, vale tutto. Cioè, raga, diamoci una svegliata, ragazzi. Cioè, porca miseria. Lo so, è una tragedia. Soprattutto quelli un po' più giovani, ma cosa cazzo state a fare a 2 ore di coda? Non lo so, meno male che Marco... Me va, bravo, indignato. Meno male che c'è Marco, che grazie a Dio. Vabbè, bene, comunque questa mostra di Salgado, che è frutto di un progetto lavorativo durato più di 10 anni, c'è fino al 16 di settembre, quindi avete parecchio tempo per andarla a vedere. E se poi Venaria non la conoscete, visitate anche la Reggia perché è molto figa. Benissimo, un'altra mostra che non ho visto, ma che sono già presa bene, ma forse tu hai visto, è quella di Frank Horvath ai Musei Reali di Torino. Sei andato a vederla, no? Quindi... No, che Musei Reali? Sì, è il Palazzo Chiablese, in realtà. Ma come? Qua c'era scritto Musei Reali? Vabbè, perché è tutto... Palazzo Chiablese? Aspettate, non voglio dire... Ho sbagliato, no, non è Palazzo Chiablese. sì, perché è tutto... Ma dove è scritto, scusa? Dove ah, c'è... la Sala Chiablese! Vabbè, ma che differenza fa? È comunque a Palazzo Reale? Sì. Allora, è a Palazzo Reale di Torino, nella Sala Chiablese. Vedete che in due non riusciamo a fare un cervello. Comunque la mostra si chiama Frank Horvath, storia di un fotografo, e dura fino al 20 maggio. Lui si occupava di fotografie di moda, tra le mille cose che faceva, dagli anni 50 in avanti, e la collezione, da quanto ho compreso, a questo punto non mi fido più di quanto ho letto, comprende sia fotografie sue che fotografie invece di altri fotografi, giusto? Fanno parte della collezione sì, privata. Sì, c'è una parte di fotografie di altri fotografi della sua collezione privata, e c'è roba appunto tipo Salgado, ma c'era anche Bresson, insomma, ha della roba bella. Roba figa, quella io me la vado a vedere domani pomeriggio, così ho deciso che passerò il mio sabato ad acculturarmi, quindi boh, se per caso siete in centro fatemi un fischio, andiamo insieme. Comunque è così, io me la vado a vedere domani, secondo me bella, poi vi metto tutti i link di queste cose che stiamo dicendo, così nel caso voleste recuperarvele potete recuperarle facilmente, lo metterò poi nei commenti appena finiamo la diretta. Bene, ma chi è il marito di Monica Bellucci? Ditecelo per avere il quaderno, qualcuno sta rispondendo? Per adesso sì, ah fantastico, comunque un bel fiel, voglio dire, tra l'altro, secondo me, era un bel ragazzo, quasi come il nostro Enrico Viarengo. Salutiamo Enrico Viarengo. Ciao Enrico Viarengo, ciao. E volevo dire che Enrico Viarengo non è la risposta giusta, non era l'ex marito di Monica Bellucci, era un altro. Bene, ma a che minutaggio siamo? Vogliamo dire ancora qualcosa? No, direi che... La chiudiamo qua, fantastico. Allora, io volevo poi raccontarvi di musica super zarra e tamarra che sto ascoltando ultimamente, ma a questo ce lo teniamo, punto, ce lo teniamo per la prossima. Sì, anche perché forse è un po' umiliante, non riesco a capire. Anche perché si abbasserebbe il livello che è stato... Madonna, altissimo. L'abbiamo tenuto proprio alto, sì, infatti. Livello alterrimo. Molto bene, quindi ragazzi abbiamo una vincitrice che è Francesca Gambarotto. Grazie Francesca! Yay! Scrivici sulla pagina Facebook di Zandebu, mi raccomando, così ti spediamo a casa il pregiato quaderno. E grazie per aver partecipato. Ragazzi, se avete mostre da consigliarci, anche se non guardate, non ci avete visto in diretta, ma ci guardate in differita, se avete mostre da consigliarci, oppure se volete dirci la vostra su Mozart in the Jungle o su Wild Wild Country, che pronuncia incredibile, country, scriveteci. Forse devo fare un fondo per un corso di pronuncia, ma non importa, l'importante è metterci impegno. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questa lunga diretta e ci vediamo... E di questa lunga settimana. Non è vero, non è stata neanche lunga, e sono 4 giorni, c'era pure Pasquetta. Madonna, sei sempre che ti lamenti, incredibile. Ragazzi, spero di vedervi il 12 aprile al nostro prossimo book club con Beatrice Dorigo, se no ci sentiamo venerdì per la prossima diretta dei consigli con la Z. Ciao ciao amici! Ciao cari! Ciao!